Ciao Vez! Oddio, speriamo che questo bilanciamento del bianco si sistemi. Vorrei sedermi più centrale sul divano, ma qui c'è Gordon, quindi capisci bene. Ciao! Sembra Snoopy quando balla felice, hai presente? E se mi metto di qua, meglio sì. Allora, il video di oggi è un po' un esperimento, nel senso che è simile alla sua versione nella sequenza di Halloween, ma il cambio di tema è talmente cruciale che non so se abbia veramente senso. Però mi sono detta, secondo me spesso è difficile entrare nell'atmosfera, no, delle feste e forse quest'anno è più una sfida del solito. La Prisma Chat, tra l'altro, ha riesumato la nostra playlist collaborativa a tema Natale, che secondo me può aiutare, no, facendo da sfondo a farti entrare nell'atmosfera. L'altro sistema a cui ho pensato io è che ho raccolto un elenco dei migliori corti natalizi di sempre. Ne ho visto uno solo, tutti gli altri non li ho visti mai e ho pensato adesso ce li guardiamo insieme e magari dopo boh, te li metto in classifica, ti dico quale secondo me evoca la magia del Natale meglio di tutti gli altri. Io sono qua col maglione comodone, una mega tazza del mio tè preferito, che è semplicemente l'Earl Grey. Mi sono avanzati 2,5 pezzi di casetta di pan di zenzero, che quindi vanno amministrati con cura. Tra l'altro fuori piove, i gatti ronfano, mi sta bene persino il camino finto, guarda come atmosfera. Allora, il primo corto che viene consigliato in quasi tutte le liste è The Snowman, che se non mi sbaglio è dell'82 nella versione animata. Ti ho parlato del libro 150 milioni di volte perché credo che sia il primo oggetto libro su cui io abbia mai messo le mani, perché non ha parole, solo illustrazioni, dove solo non deve essere vissuto in senso riduttivo. Le immagini sono magnifiche, io non lo so, non riesco a sfogliarlo senza emozionarmi. La versione animata, ovviamente, per arrivare a 26 minuti, se non mi sbaglio, deve incicciottire un pochino la trama. E io l'ho visto 100 milioni di anni fa. L'ho visto anche a teatro, tra l'altro, è stato bellissimo. Ti confermo che c'è su YouTube, io per sicurezza me lo riguardo di nuovo. Oddio, il theme. Insomma, quindi in questo video qua invece di urlare piango. Bene. No, scusa, devo mettere pausa un momento, devo farti vedere una cosa. Mi ha sempre lasciato allibita il modo in cui lui costruisce la struttura principale del pupazzo di neve, perché leggendo quel libro lì io ero convinta che fosse semplice mettere insieme una montagna di neve più alta di te. Cioè, questo è stato uno dei primissimi casi in cui l'animazione mi ha convinto che girare una pallina di neve nella neve la facesse diventare una pallona gigante. Non so quante volte ci hai provato tu, ma non funziona. Sono proprio le immagini del libro. Ce n'è una in particolare di cui anche lì ti avrò parlato mille volte di immagini di The Snowman, che non mi ricordo se ci sia nella versione animata, quindi sono qua che l'aspetto. Ecco, nella versione animata risulta più evidente la magia dell'animarsi del pupazzo di neve. Invece nel libro sembra una cosa, beh, sì, può succedere, cioè capita, che ti stupisci. Finalmente. Con tutti gli altri pupazzi di neve che non c'è nel libro, però è bello lo stesso. È dolcissimo, nella sua ingenuità è veramente magico. Sono due magie diverse, quella che ti inventi nella solitudine delle pagine o che vedi animata. E poi nel cartone c'è tutto il pezzetto in più di tutti gli altri pupazzi di neve e Babbo Natale, che di nuovo nel libro non c'è. Non c'è st'immagine. Ecco, questo nella mia galleria emotiva si chiama Trauma numero uno. È bellissimo, però se si tratta di farlo vedere a dei nani, io magari farei un editing. Basta togliere gli ultimi secondi. Che, allora, qua poi entriamo nel discorso. I nani
È giusto, virgolette, traumatizzarli coi lati tristi delle favole? Da un certo punto di vista mi viene da dire sì, certamente, però mi sembra che la scelta vada fatta nano per nano, ecco. Quello dopo pare ci farà piangere anche lui, si chiama The Supporting Act. Sai cosa? Che con questo, con The Snowman, sapevo benissimo dove arrivavano i trabocchetti, dove arrivavano i momenti da lacrima facile. Qui no, BBC One 2017 dura 2 minuti. Oh no, ho capito qual è il punto! No, piangerò tantissimo, già lo so, aiuto! No, vabbè, è bellissimo! Questi video quindi sono sempre difficili per me, mi mettono alla prova in un modo o nell'altro. Allora, Come Together, anche questa è una pubblicità di cui non sapevo niente, di H&M ed è di Wes Anderson. Io perché non l'ho mai vista? Poi, non l'ho mai vista? Vediamo. Quanto a The Supporting Act di poco fa, secondo me sì, adattissimo ai nani. Non so quanto possano commuoversi i nani, sicuramente i grandi intorno ai piccoli si riducono così, secondo me, cioè quello è garantito. Non è tanto questione che io sia piagnona, lo sono, ma il corto è abbastanza micidiale. Ok, Come Together, pubblicità di 4 anni fa di H&M per le vacanze di Natale, di Wes Anderson. Pensa te. Cioè, dal primo fotogramma dici Wes Anderson, ok, poi arriva Adrien Brody e dici, ah, giusto. Ma io non l'ho mai visto, ma com'è possibile? Deve essere costato uno scherzo, tra l'altro, sta faccenda. A bordo di questo treno che è in ritardo vengono inquadrati tutti i passeggeri e dal pacco regalo che hanno accanto capisci dove stanno andando, ovviamente. Io li avrei voluti sti 19 minuti, solo di cambio di luci. È bellissimo anche questo. Non sono certa di come sia una pubblicità di H&M. Cioè è un corto di Wes Anderson. Ha pagato H&M. Credo sia questo il punto. Poi a quanto pare un altro bellissimo corto natalizio è una pubblicità Apple del 2013 che si chiama Misunderstood. Mi piace quando i corti non hanno dialogo, in modo che al di là del paese di provenienza risultino sempre comprensibili a tutti, parlando al lato universale, ecco, dell'esistenza. Bellissimo anche questo qua di Wes Anderson, però c'è un minimo di, diciamo, dialogo, insomma, c'è l'annuncio del fatto che il treno è in ritardo. 1:30, Apple, Misunderstood. Perché ci sono due versioni? Una dice Happy Version. In che senso? Vabbè, guardiamo quella non happy prima. C'è tantissima angst teenager. Non si partecipa alle attività di famiglia, vedi? Voi giovani, sempre attaccati a quei cosi. Questo tra l'altro era il mio iPhone preferito, quello coi bordi. Piangi anche tu? Ah, non era distratto, stava facendo il filmino alla family. No, la nonna che piange, no, la nonna che piange è micidiale. Vabbè, ma è felice, scusa. Io mi aspettavo... Scusa, fammi vedere anche l'altro. Che Happy Version? Happy Version ha una risoluzione migliore. Certo che guardandolo adesso, nella maggior parte delle inquadrature è evidente che non sta filmando, però va bene. Cioè, c'è la musica diversa. Fotogramma per fotogramma è uguale. La nonna che piange c'è lo stesso. No, è più bello l'altro. È molto più bella la musica della prima versione. Carino. Per adesso continua a vincere The Supporting Act. Poi, The Gift. Ce ne sono una marea di The Gift corto di Natale, però secondo me quello che c'era nella lista era questo da 2 minuti e 28 animato. A me piace quando le cose animate si muovono così a scatti. Ah, pensavo che farsi scoprire lo mettesse nei guai con Babbo Natale, invece no, è che Babbo Natale glielo regalerebbe. Beh, io questo il fetto lo vorrei comunque. Bello palazzo, 10-10. Bello anche dentro. Ma questo posto è un posto vero, cioè fanno la pubblicità di un negozio con questo corto. Vorrei saper fare la faccia come l'elfo. Questa cosa è molto cute. Ah sì, mi sa che è un posto vero. Ah, credevo che fosse... vabbè. È bello lo stesso però. Poi anche questo saltava fuori varie volte nelle liste. Si chiama Anomaly. Ma che sia questo, 36 minuti? Credo di sì.
Guarda, per adesso non ho idea di cosa c'entri col Natale, ma è bellissimo. Ma si conoscono o è un meet cute? Non si conoscono, era un meet cute. Ma è dolcissimo, è girato un po' alla Her qua e là. Ci sono delle inquadrature che me l'hanno ricordato. Ci sono sottotitoli in parecchie lingue, ahimè non in italiano. Per adesso so solo che il 23 dicembre c'è una cometa misteriosa, uno scienziato che non lavora più alla NASA, che non vuole essere contattato a proposito della cometa. Che domande sono, Oliver? Secondo te com'è successo? Mi piacciono le inquadrature artistiche che ci sono ogni tanto. Prima c'era tutto un mix di forme, per cui non capivi subito se fossero cellule o galassie. Bellissimo. Questo doveva essere un film, però, posso dire, è proprio un film-film. È anche bellissimo come si mescolano inquadrature d'epoca, vere o false che siano, e quelle contemporanee a quando è la storia? No, no, non puoi, no, non puoi finire così. Ma e quindi? No, allora è bellissimo, è immaginifico, è evocativo, non ho capito cosa c'entra il Natale se non col fatto che è il 23 di dicembre, cosa che viene detta credo una volta. C'è un trigger warning su Anomaly, lo scrivo nel box. Se fosse un film e potesse andare più sul sci-fi vero e proprio sarebbe favoloso. È bellissimo, eh? Però. E poi ripeto, ricorda un po' Her per tante cose. È romantico, un po' melenso, ma non nel senso di bleh, shot di insulina. Ora, Merry Christmas Home Delivery Experience. Giustamente tra i suggeriti c'è giusto giusto Home Alone. Ah, ok, è questo, 12 minuti e 06. Mi ricordo l'anteprima che c'era nella lista. Ce l'ho anch'io questo carattere qui, è bellissimo il font. Allora, Ria sta aprendo la sua cucina con consegna a domicilio e sta portando in giro queste tortine promozionali. Prima consegna non è andata benissimo. Anche la seconda, insomma, c'è un trigger warning anche per questo, lo scrivo nel box. Cosa c'è che non va? Perché la mamma aveva quella faccia? Mi sembrava che ci fosse la magagna. Oh, è carino. È una visione un po' inedita, insomma, per me che ovviamente ho una visione europocentrica, romantico, malinconico, non ha effettivamente una risoluzione, è uno spaccato di questa giornata che è il 25 di promozione porta a porta. The Night Before Christmas. Ma ce ne sono 100 milioni? Ah, ecco, è questo, 509. Nell'anteprima c'è un nanino con un cappuccio con le orecchie. Qua già con la colonna sonora ci siamo. Abbastanza lucine, anzi quasi abbastanza lucine. Ottimo camino con calze. Letterina. Anche questa te l'avrò raccontato 100 milioni di volte, ma hai presente la cosa di lasciare latte e biscotti a Babbo Natale? Quando io ero piccola, il mio Babbo Natale principale era mio nonno, il quale diceva: "Guarda, credimi, io lo conosco, Babbo Natale preferisce due dita di vino invece del latte." E io pensavo: "Guarda che amici altolocati che ha il nonno." Sagoma nel buio. Maniglia. Qualcuno si è ciulato uno dei biscotti di Babbo Natale. Oh no, sta arrivando il nano. Mentre l'intruso sta rubando forse anche una scatola di biscotti. Il nano ha un dente sì, uno no, è buffissimo. Non inseguirai mica il nano. No, scappano tutti, il nano scappa di sopra, intruso scappa fuori, è panico per tutti, proprio nello spirito del Natale. E il povero intruso? No, torna nella sua tenda da solo. Peggio, non è da solo. No, speravo che succedesse l'episodio teatrale, le due famiglie che si uniscono. Oh, è bello però. A Second Chance at Christmas, 10 minuti e 45. C'è anche un film, ma non so se siano soltanto omonimi o siano uno derivato dall'altro. Mi sa che l'audio non è in presa diretta e si sente, dà un'aria un po' artificiale alla cosa. Tu hai molta pazienza, sir. Le è caduto il medaglione. Ok. Quindi in realtà lei ha un cuor d'oro.
Questo potrebbe essere l'inizio di un porno. È anche tutto un po' smarmellato alla Occhi del Cuore. Ma tutti gentilissimi, questo Natale. Anche la recitazione forse non è proprio boom. Insomma, Leo mi sembra che dorma tranquillo. Cringy! Ripeto, allora ci sono queste strane pause tra una battuta del dialogo e l'altra, dei gesti allucinanti. Cioè, la gente non parla così. Ripeto, è a metà tra l'inizio di un porno e un festival di cringe. È terribile. Tu che sei l'unico afflato di umanità in questa... Oh no, siamo tornati da sti quattro. Ho perso il medaglione. È il panico, le allucinazioni. Si deforma la realtà. Il mondo non ha più senso. Reality is crooked. Meno male, lei corre via. Ci possiamo liberare di questi tre orrendi? Ma sta faccia? Oh, stronza. Il luccichino è anche rattiribile. Prego, comunque. Buon Natale. Possiamo avere un risveglio dell'anima? No, non voglio niente, ma scherzi? No, ma voglio darti qualcosa. Speriamo di non tornare sulla deriva porno. Cosa vuoi dare a John? No, è una brutta favola per adulti. Ai tre orrendi piacciono i quadri di John. Lei fa delle facce incomprensibili. Sembra Winona, cos'era, i Golden Globes? Ok. Timber. Oh, che è anche una canzone, quindi ci metto Christmas Short. Timber Christmas Short, film 2018, 7 minuti e 08. Beh, è un po' che non piango. Sto zitta che facciamo meglio. Bello, mi piacciono i font scarabocchiati. Panorama d'autunno stupendo. Però chill, bra. C'hai ragione, darebbe fastidio anche a me. Tagliano anche un albero vero. Tutto. Emily se ne va in giro a mettere i cartelli per l'albero trovatello. Andiamo, Caroling. È lui il fetente! Ok, allora Emily dice vi riporto l'albero e quelli no, ma che scherzi, tienilo. Grazie. In tutto questo ci sono i carolers che l'aspettano. Sì, che il livello di cringe sta salendo vertiginosamente. Bye. Romantico. Ti va se ti aiuto a decorare l'albero con cui ti ho quasi uccisa? Thanks. È finito? Allora, il penultimo è Unwrapped. Questo capo super simpatico. Grazie. Di nuovo nello spirito del Natale, una inspiegabile escalation di violenza. Mi piace questa cosa epica. È un approccio. Mi piace che questa sia una sequenza di classiche canzoni natalizie con sullo sfondo la rissa in slow motion di questi due. Tutto per l'ultimo pezzetto di scotch. Se fosse tutto montato in modo più veloce, secondo me funzionerebbe meglio, però questa scena qua è divertente. Bello. Oh no, la neve, quella neve finta. Ma sì, vedi, se fosse montato di più sulla musica, secondo me sarebbe più d'impatto. Fa ridere, però è anche un po' ripetitivo. Ok, quindi il messaggio è share. Ciao Vincent, tu non eri ancora passato. E infine voglio assolutamente vedere questo perché c'entra Shaun of the Dead. E io non ne sapevo niente, il che è scandaloso. Shaun e Ed, ma com'è possibile che non l'abbia mai visto? Un minuto. È già bellissimo. Stupendo, adoro. Aspetta, non ho sentito. È la parodia di una delle primissime scene. Perché non c'è tutto il film fatto così?
è molto bello. La lista teoricamente andrebbe avanti, ma 12 mi sembra un buon numero cui fermarsi, tipo i 12 corti di Natale. Senza alcun dubbio, per tematica, per atmosfera e per livello di commozione, The Supporting Act resta il vincitore. The Snowman racchiude in sé tutti gli elementi del perfetto corto di Natale. Anomaly, ripeto, al netto del trigger warning, è veramente molto molto bello. Avrei voluto fosse un po' più coeso forse. Poi ce ne sono un paio veramente un po' cringy e con metafore, insegnamenti natalizi un po' da baci perugina. E naturalmente a livello stilistico, come Wes Anderson, nessuno mai. Naturalmente tutti questi corti sono linkati nel box, così puoi guardarli anche tu e possiamo scambiarci opinioni. Spero che ti aiutino insieme alla playlist a entrare nell'atmosfera natalizia. Spero che questo video ti abbia divertito. Tutti gli altri link per chiacchierare sono nel box, anche quelli pratici per tutto il resto della sequenza. Grazie mille per aver guardato il video fin qui, ti abbraccio e se ti va ci vediamo domani. Ciao!